Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi doppio paradiddle. Oggi voglio farvelo vedere in una forma un pochettino diversa. Sicuramente l'avete già sentito, l'avete già visto fatto in questo modo, ma secondo me non avete mai pensato che fosse un doppio paradiddle. Quindi cominciamo subito. Per prima cosa, il doppio paradiddle. Che cos'è il doppio paradiddle? È un insieme di colpi da suonare destra sinistra destra sinistra destra destra e poi invertito, sinistra destra sinistra destra sinistra sinistra. Ovviamente per i mancini è il contrario. Ma questo cavolo di doppio paradiddle di solito come lo vediamo negli esercizi? Come lo facciamo per fare gli esercizi? Lo facciamo in due modi diversi. O normalissimo con un accento. Oppure tante volte la variabile è quella di farlo con il doppio accento, cioè in questo modo. Ma in realtà gli accenti li possiamo mettere dove vogliamo, ovviamente. Se mettiamo gli accenti in ogni posto possibile nel doppio paradiddle, andiamo ad avere decine e decine di sticking, di tipi di doppio paradiddle diversi ed esercizi. Quindi, senza dilungarci troppo, quello che voglio farvi vedere oggi è un tipo di doppio paradiddle un po' diverso. Cioè, se noi gli accenti li andiamo a mettere solamente sulla nostra mano forte, cioè tutti i colpi che fa la nostra mano forte diventano accenti. Succede questa cosa qua. Ok, qualcuno mi potrà dire, sì, vabbè, bello, ma non è che succeda chissà che cosa. Adesso, pian pianino, vi faccio vedere come da questo esercizio qua, che sembra niente di che, si riesca a creare principalmente un groove, ma poi non solo un groove, anche un fraseggio, una serie di cose, che è stato usato tantissimo da Jeff Porcaro e, oltre, vabbè, a essere un groove usato da tutti, praticamente, uno di quelli italiani che lo usa di più, a mio parere, è Alfredo Golino. Per adesso incominciamo a vedere come far funzionare quello che abbiamo appena fatto nel fraseggio. Le possibilità che abbiamo adesso di orchestrare questo esercizio qua, che come al solito, se lo facciamo solo sul rullante e basta, rimane un esercizio e non ci serve a nulla. Se invece noi andiamo a farlo in qualche modo diverso, allora ci potrebbe servire un po' di più. Adesso la cosa che andiamo a fare è orchestrarlo. Sapete cosa vuol dire orchestrare? Vuol dire far diventare un esercizio qualcosa di diverso, cioè andarlo a spostare sulla batteria. Se un esercizio l'abbiamo fatto solo sul rullante, adesso quello che abbiamo fatto sul rullante andremo a spostarlo anche sulla batteria per poterlo far diventare un groove, un passaggio, un qualcosa, quello che è. Per prima cosa, la cosa più semplice è quella di tenere le ghost sul rullante e andare ad accentare su rullante o su tom. Questo volendo potrebbe essere tranquillamente già un passaggio. E vi ricordo che le ghost potete farle sempre sul rullante ma anche sul charleston. Comunque il ritmo che ho fatto è in terzine, mentre il passaggio in sestine, perché come sappiamo il doppio paradiddle ha 6 colpi, quindi soprattutto quando si inizia è giusto farlo in sestine, perché sennò si creano delle cose un po' strane che poi non si capisce niente. La cosa che possiamo fare è tenere uguale come abbiamo fatto adesso, ma anziché fare gli accenti su rullante tom, possiamo tenere gli accenti su rullante tom se vogliamo, ma aggiungere gli accenti sui piatti. Ricordatevi che quando fate gli accenti sui piatti di farli sempre in unisono con la cassa, cioè sempre. Fate come volete, però solitamente si fanno in unisono con la cassa. E una cosa che piace molto fare a me, ma in realtà non si fa molto spesso, ma a me piace, quindi ve lo dico lo stesso, è quella di fare tutto sul rullante, ma tutti gli accenti farli in unisono con la cassa, quindi in questo modo.
L'unica cosa che manca a questo esercizio, che in realtà adesso non è neanche più un esercizio, beh, l'abbiamo fatto diventare qualcosa di più, è aggiungere il colpo di rullante forte che c'è sempre nei ritmi. Quindi se parliamo in terzine andiamo ad aggiungerlo sul 3, se tutto quello che abbiamo fatto invece l'abbiamo fatto in sestine andremo ad aggiungere il rullante sul 2 e sul 4. Nel PDF comunque vi scriverò tutto in terzine, che secondo me da leggere soprattutto all'inizio è più semplice. Quindi aggiungendo questo arriviamo all'obiettivo finale, cioè fare il groove che faceva Porcaro o il groove che fa Golino, il groove che fanno un sacco di batteristi come vi ho detto. E di solito questo groove come è fatto? Di solito questo groove è suonato con la mano destra sul ride, che fa, come abbiamo detto dall'inizio del video, tutti gli accenti suonati però sulla campana. La cassa segue gli accenti della campana e il rullante fa le ghost, ma sul 3 suona forte. Ve lo faccio lento, poi ve lo faccio un po' più veloce. Questo è il groove fighissimo, tra l'altro è bellissimo questo groove. La cosa da fare adesso, dopo aver studiato tutto quanto quello che vi ho detto in questo video, è cercare come al solito di farsi i propri groove, le proprie ritmiche, le proprie orchestrazioni, diciamo. Mettete insieme tutto quello che vi ho detto prima, gli esercizi che ho fatto, gli esercizi e le orchestrazioni che vi ho fatto fare prima, e provate a rifarle aggiungendoci questo colpo di rullante forte, aggiungendoci il backbeat, che sarà ovviamente quindi con la sinistra, o comunque con la vostra mano debole. Io con questo la finisco qua, spero come al solito che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e se vi è stato utile, se vi è piaciuto, mettete un mi piace, mi raccomando. Vi ricordo che c'è il PDF qui sotto in descrizione, scaricabile gratuitamente. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui social Instagram e Facebook e di fare cose. Per il resto noi ci vediamo al prossimo video, ciao!